Come ogni martedì ormai, eccoci tornati con la serie sulla nostra Play to Give, la serie in terza categoria. Nello scorso episodio abbiamo assistito ad un pareggio rocambolesco. Dopo essere andati in vantaggio per ben 3-0, ci siamo fatti recuperare concludendo la partita 3-3 e strappando solo un punto alla Longobarda. Unica nota positiva, è arrivato il mio primo assist in terza categoria. La squadra però non era sazia, tutti noi avevamo fame dei 3 punti e possiamo rifarci fin da subito. La partita di oggi sarà contro il Velasca, una squadra che non ha ancora conquistato nessun punto in campionato, ma con cui Play to Give ha collaborato acquistando la loro maglietta e finanziando il progetto di charity a Soweto, in Sudafrica. Un modo in più per aiutare il prossimo. Nemici sul campo, ma amici al di fuori. Ora però, testa la partita. Ma prima... Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, bentornati con la serie della terza categoria in Play to Give. Quest'oggi siamo pronti per dare l'inizio alla nuovissima conferenza stampa insieme al mister Umberto e ad Antonio Marchelli. Ciao ragazzi. Mister, l'altra volta mi avete lasciato solo. Mi ha lasciato solo, però quest'oggi siamo in tre e siamo pronti a rispondere alle vostre domande che avete lasciato nei commenti con l'hashtag conferenza. Tutte molto interessanti le domande che leggo. È vero, perché ci piace ragazzi questo coinvolgimento e soprattutto mister... anche molto tecniche spesso, che quello è interessante. Ma nei commenti magari hai trovato tipo qualche consiglio che puoi dire? Tantissimi, tantissimi. Sì. Ma infatti per me sono una fonte da cui prendo spunto poi in tutta la settimana. Quindi ragazzi, bravissimi, non facciamo brutta figura e continuate con l'hashtag conferenza. La prima domanda di oggi però la vorrei fare io, se posso. E dobbiamo rispondere tutti. Dobbiamo rispondere tutti, perché siamo messi tutti all'interno della risposta. Come abbiamo fatto da 3-0 a 3-3, raga? Allora, secondo me è stata una serie di coincidenze folli, cioè... Chiaramente me ne assumo una buona parte, cioè, di responsabilità, però è successa proprio una serie di cose tutte insieme in quei 10 minuti che difficilmente ho visto su un campo. Analizziamole. Cioè, noi... avevamo un'azione con un possibile 2-1, cioè per andare in porta. Stiamo parlando dell'azione di Almeida? Esattamente, cioè sicuramente è un giocatore che sarà utilissimo in tutto il campionato. Ha perso un pallone che se l'avesse dato indietro a Bonge e sulla destra a Fratino era solo davanti al portiere. Quindi questo è successo 5 minuti dopo una traversa nostra, sì, che ci avrebbe portato sul 4-0, ma però una traversa capita e chi se ne frega. Con un'azione sul possibile 4-0, da quell'azione abbiamo preso il 3-1 con un tiro in rovesciata sotto l'incrocio, quindi cioè con una serie di congiunzioni astrali, cioè volevo vedere l'oroscopo e gli astri su domenica scorsa, perché una serie di congiunzioni astrali c'è clamorose, cioè perdi il pallone sul possibile 4-0, c'è una rovesciata con l'uomo che non vedeva la porta e la mette esattamente perfetta, bellissimo, un gol bellissimo, sì. Un gol bellissimo su un errore nostro, su un colpo di testa nostro sbagliato, eccetera. Ok. Poi una bellissima azione loro, ma su un difensore nostro che va a aggredire in un momento che sul 3-1 non bisogna mai aggredire, ma bisogna temporeggiare. Questo è quando esce Ferro. Quando esce Ferro a 3000 all'ora, cioè Ferro è un giocatore, cioè grintoso, veloce, utilissimo per ripartire, con una corsa, cioè fantastica. Sul 3-1 però devi temporeggiare, perché se no sei in inferiorità, e in inferiorità abbiamo preso un altro gol con un tiro loro anche sbagliato, deviato, toccato, cioè con una... Mi ha detto Luchino che l'ha deviata. Esatto. L'ha deviata lui di testa, quindi dovrebbe essere pure autogol. Esatto. E poi c'è il rigore alla fine, che vi dico la verità, dal campo mi sembrava che Luchino ero convintissimo, cioè che avesse preso il pallone. In 2 partite abbiamo avuto 3 rigori a favore e 2 contro. Cioè, quindi una statistica folle. Luca fa questo intervento che dal campo, cioè, mi sembrava sulla palla, invece dal video che ho visto, pure se era in lontananza, ma dal video, cioè, sì, sembrava netto il rigore. Sì, sì. Infatti, Anto, ti ricordi che noi a fine partita siamo andati dall'arbitro? Tanto lo vedrai martedì! Invece, abbiamo figura di merda, scusa all'arbitro, perché se dal campo, cioè, ci sembrava netto palla, dalle immagini, cioè, ci sembrava un rigore. Dobbiamo essere onesti. E quindi c'è 3 gol in questo modo, io sinceramente cioè, non l'ho mai visto. Che ci serva da lezione. Sì, se posso perché aggiungere... Perché se capita l'altra volta... Me cacciano, no, sono probabilmente me cacciano. No, secondo me invece potrebbe anche essere successo per l'inesperienza della squadra, cioè nel senso che la seconda partita tutti nuovi. Sì, sì, noi non siamo mai stati sul 3-0, no. Quindi magari l'inesperienza, la poca grinta, la poca cattiveria, la paura.
perché poi prendi il 3-1 e dici addio Momari, cioè entra in testa che il pensiero che dice adesso rischiamo di prendere il 3-2, quindi poi prendi il 3-2, vai ancora più nel pallone, sì. Ecco lì il fallo di Luchino, che si vede che non era lucido. Comunque vi devo dire che pure se noi stavamo 3-0 con la possibilità di andare sul 4-0, la Longobarda è una squadra che ha avuto un ritmo alto per tutta la partita, gioca bene, cioè secondo me la troveremo tra i primi posti. Secondo me la differenza è proprio quella, si vede che è una squadra che gioca insieme da più tempo di noi, perché sono riusciti a reagire dal 3-0 come noi non avremmo mai fatto, secondo me, assolutamente, a parti inverse, per l'inesperienza del gruppo. Là, ci vuole tempo. Partiamo con le domande, sennò facciamo una conferenza di un'ora, un'ora e mezza. Adesso i nostri giornalisti si sono già seduti, hanno preso posto. Beh. Mister, non pensa che le sostituzioni di Junior Kelly, Mulo e Moreno siano troppo affrettate? Da quando sono usciti la squadra è calata vistosamente. Giusto far giocare i giovani e i nuovi arrivati, ma forse bisogna farli ruotare con più logica. Allora sì, assolutamente sì, vi devo dire però che noi abbiamo una necessità importante, che i due laterali del 4-3-3 per fare il 4-3-3 corrono molto. Se Fratino stava così e così, Antonio, cioè secondo me, fatto per più di 60 minuti, cioè due ruoli, ha fatto l'attaccante e è stato in copertura. Mulo stava in un ruolo non suo e aveva speso tanto, probabilmente sono stati cambiati troppo presto. Vi devo dire però che il terzo gol lo abbiamo fatto con un giocatore che è entrato in campo, che ha trovato sia il rigore e ha fatto un'azione andando solo uno contro uno e ha tirato poi il rigore. Quindi sia nella prima partita che in questa noi abbiamo fatto due gol con due giocatori entrati. Quindi sì, Dani ha fatto sempre Dani. Nell'altra addirittura con assist e gol di due subentrati. Luchino e Dani. Quindi sì, cioè, probabilmente se avessi saputo che quelli facevano tre gol così, Junior Kelly forse ci faceva tutta la partita. Però la voglia più che altro perché magari lui teneva la palla, poteva guadagnarsi qualche fallo, sì. Però ovvio non possiamo sapere il futuro, ragazzi. Mister, l'impressione su Fabio, il portiere, è stata molto buona a mio parere. Crede che darà spazio anche agli altri portieri o terrà un titolare fisso? Per me sui portieri c'è una gerarchia precisa, quindi io ho dato come gerarchia che Fabio oggi è titolare e Fabio sa che è il titolare. Adriano e Chris, cioè chiaramente in gerarchia sono dietro Fabio. Abbiamo un altro portiere che non è mai stato cioè, convocato e che secondo me domenica prossima cioè, potrebbe essere tra i convocati. Cioè, non so se sarà titolare o meno, però secondo me è giusto cioè, convocarlo e c'è un portiere nuovo che vedrete presto. Mister, ha pensato di cambiare modulo per passare a un 4-4-2? Perché resta sul 4-3-3? Qual è la sua convinzione? Allora, io non sono uno innamorato dei sistemi di gioco, quindi non sono uno fissato col 4-3-3 o con un sistema piuttosto cioè che l'altro. Cioè, trovo che sia giusto adeguare il sistema alle caratteristiche dei giocatori. Siamo partiti col 4-3-3, perché il 4-3-3 per me è un modulo molto semplice da imparare, soprattutto per contrastare le squadre come sono messe in campo generalmente in terza categoria, e soprattutto un modulo che deve permettere di essere stretti, che è la condizione fondamentale che io voglio cioè per il gioco. Quindi per tenere il risultato, cioè domenica scorsa ho fatto l'ultimo quarto d'ora col 4-4-2, però secondo me sono proprio accadute una serie di congiunzioni cioè, sfavorevoli, oltre a una mentalità che sul 3-1 e il 3-2 ci ha dato quella cioè, paura che il 3-3, cioè quando è arrivato il 3-2 io già me l'aspettavo e qualcosa, anzi che non è finita 4-3, meno male che è finito il tempo, sì, perché hanno fischiato, perché sennò secondo me l'avrebbero fatto, c'è il rischio. Sì. Vicinanza ad Almeida. Esatto, ragazzi, cercate di essere un pelo più clementi, cioè non andate a insultare la persona, limitatevi all'azione di gioco che possiamo sbagliare tutti quanti. Esatto. Questo. Va bene, ragazzi, allora adesso andiamo all'allenamento e ci vediamo direttamente domenica sul campo. Ciao. Tutto pronto per la partita, ci stavamo riscaldando, però ragazzi io sono partito veramente male. Ho trovato traffico, il navigatore mi diceva che sarei arrivato in tempo e invece c'è stato un incidente e quindi ho perso il mio posto da titolare nel riscaldamento e partirò dalla panchina. Domenica fastidio? Sì. No. No, sto bene, ho un piccolo affaticamento qui sull'inguine, ma ha trattato ferro. Oggi è una partita tosta, dobbiamo riscattarci dopo la prestazione di settimana scorsa, ma faremo il meglio per portare i tre punti a casa.
Carico bomba, ci dobbiamo rifare da domenica perché quei 10 minuti finali dobbiamo cancellarli, peccato, abbiamo buttato via 2 punti, oggi ripartiamo, non stimolo in più perché è un gran bel campo, si sta bene, noi stiamo bene e ci siamo ragazzi, oggi ci siamo, dai che la portiamo a casa. Ciao a tutti ragazzi da Moreno, match day, oggi siamo di nuovo fuori casa contro il Velasca. Dopo l'ultimo match che vincevamo 3-0 e ci hanno rimontato 3-3, siamo molto carichi per cercare di portare questi 3 punti a casa. Come al solito io vi dico ci vediamo o a fine primo tempo o a fine partita. Torno capitano, quindi sono anche io molto carico per cercare di fare una grande prestazione ed aiutare la squadra. Vamonos, forza Play to Give. Entrate in un mindset sugli errori di domenica scorsa, squadra stretta, se no sul 4-3-3, se la squadra è lunga il centrocampo è in inferiorità, quindi fondamentale la squadra stretta. Proviamo oggi a pressare subito, appena il portiere c'ha il pallone, potete scambiarvi sia Junior Kelly che Fratino, potete scambiarvi sia Junior Kelly che Mulo, Mulo può giocare a centrocampo e lui può giocare punto, mi raccomando le distanze, siamo stretti. PES, cioè fino all'inverosimile, siamo stretti. Appena il portiere prende il pallone, o Fratino, o Mulo, movimento e contromovimento. E guardali subito. Se vedi non c'è spazio, ti fermi e salgono, ok? Vediamo se fanno pressing. Mi raccomando le distanze, stiamo stretti. PES, cioè questo qua è compito tuo. Cioè più fai stare stretta la squadra e meno soffre. Entrate in una condizione mentale che siamo più in difficoltà se scaliamo dietro, cioè se saliamo facciamo più densità, difendiamo meglio. Ragazzi, tutto pronto per la partita, per me è iniziata malissimo, a parte il nuovo taglio di capelli, sono arrivato con mezz'ora di ritardo perché ragazzi io vengo da Bergamo ogni volta qua a Milano, sono uscito di casa alle 4:30, mi dava 44 minuti il navigatore e il ritrovo era alle 5:30. E c'è stato un incidente e quindi sono arrivato tardi e partirò dalla panchina ovviamente perché per rispetto dei compagni e poi perché non ho avuto il tempo di riscaldarmi. Cioè ragazzi, peggio di così per me non poteva partire veramente. Però sono sicuro che i compagni che mi sostituiranno, comunque che sono in campo, potranno fare sicuramente bene. Partita impegnativissima. Le riprese ragazzi, siccome oggi non c'è una tribuna vera e propria, stiamo capendo come farle. Speriamo che vi piacciono a prescindere. Che dire ragazzi, i compagni li state sentendo, il mister pure, dobbiamo vincere. Come avete visto per me non è iniziata benissimo perché da che dovevo partire titolare in mezzo al campo con la fascia da capitano a che mi ritrovo a partire in panchina, tra l'altro con la maglia numero 13, la mia amata 14, non potevo indossarla. Quindi ero bello nervoso, però la scelta del mister è giustissima e anzi mi sentivo veramente a disagio nei confronti dei miei compagni. Ma andiamo della formazione, Fabio in porta, Cesso terzino sinistro, Carlo e Pessi in difesa, Ferro terzino destro, Lele, Junior Kelly, Luchino, un centrocampo veramente inedito e poi Fratino, Moreno e Mulo lì davanti. Mi dispiace per qualcuno, però ragazzi ho dovuto usare le foto che ho trovato, non tutti hanno fatto la foto di squadra, sistemeremo anche quelle. Comunque fa veramente impressione questo centrocampo perché di centrocampisti che hanno giocato centrocampisti almeno una volta non ce n'è nessuno, almeno fino ad adesso. Comunque ragazzi, tutto pronto, si parte. Abbiamo aggiunto anche il timer per farvi capire gli sviluppi della partita, quindi lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale e godiamoci subito la partita con Lele che viene messo giù, però l'arbitro decide di far continuare. Allora Moreno prova lo scucchiaio dentro, però esce il loro portiere, il portiere del Velasca. Ancora qua, occhio al Velasca perché prova ad andare avanti, però Junior Kelly recupera in qualche modo in questo nuovo ruolo di mezzala. Junior non era abituato, però ha comunque provato a dare sempre il suo 100%. Qui Lele, messo appunto per la prima volta come regista al posto di Samu, che mancava, non poteva venire. Ha giocato la sua prima partita come regista, lui in realtà nasce proprio come centrocampista, però la scorsa partita lo abbiamo visto difensore centrale. Anche Luchino, che di solito giocava come terzino destro, oggi ha giocato mezzala destra ed è stato lui a provare il primo tiro della partita con questa incursione al 10° minuto. Ferro dentro per Junior Kelly che prova il tiro di prima. Junior appunto non poteva fare la sua classica giocata, ossia di rientrare e di provare il tiro sul secondo palo perché era mezzala, ve l'ho già detto. Comunque
Possiamo vedere anche qua Moreno che rimane giù, l'arbitro decide di fischiare. Era un campo molto bello, però veramente piccolo. Più che altro, ragazzi, era lungo ma stretto. Non so come spiegarvi. Ci sono un sacco di campi diversi, un sacco di campi strani qua a Milano. Però ho visto soprattutto tantissimi commenti di gente che gioca la terza categoria o anche la seconda categoria, magari un pochino più al sud, che mi dite: ZV, ma siete miracolati a giocare su questi campi. Quindi, ragazzi, ci teniamo i campi che ci danno. Comunque Carlo sul calcio di punizione è andato praticamente diretto e il pallone è arrivato a Mulo, che prova a rimetterla dentro per un tap-in di qualcuno, in questo caso di Moreno, che gioca come attaccante centrale. Nulla però per la nostra forza offensiva, la forza offensiva di Play to Give. Qui Cesso, dove trova Fratino, che viene messo giù, l'arbitro fischia. Poteva starci anche il tiro subito dopo, però l'arbitro non ha fischiato, appunto, cioè ha fischiato il fallo invece di lasciare andare. E da questo calcio di punizione ci prova ancora Anto Junior Kelly. L'altra volta ha regalato una punizione assurda che ha spinto il portiere a fare un miracolo. Questa volta ha preso il pallone troppo debole, però bravissima la retroguardia difensiva Play to Give sugli sviluppi di un ipotetico contropiede. Poi Carlo, guardate, ha sbagliato la fase di impostazione, però ragazzi, molto molto solida la difesa di Play to Give, seppur una difesa veramente inedita. Qui attenzione perché loro sbagliano. Guardate il liscio clamoroso, e arriva al 18° minuto con una papera difensiva del Velasca, il gol dell'1-0 Play to Give. Rivediamo una zappata incredibile su un campo sintetico. Peccato, succede ragazzi, succede a chiunque. Ma bravissimo il Condor, il Falco Mulo, a segnare il gol del vantaggio Play to Give. Poteva sembrare un gol facile, ma ragazzi, fidatevi, non era così scontato, perché bisognava avere la lucidità di ritrovarsi appunto a tu per tu col portiere e di fare gol. E Mulo, il nostro Mulo, ha avuto tutto ciò. Quindi 1-0 al 20°. E stiamo ancora spingendo qui, perché il Velasca comunque fa veramente fatica e trova anche un brutto infortunio qua. Possiamo vedere, abbiamo visto anzi tutta la scena, purtroppo succedono anche queste cose in terza categoria. E nel frattempo possiamo provare a spingere sempre con Mulo di tacco a cercare Moreno in mezzo a due. Il pallone carambola su Lele, che prende la mira, traversa incredibile di Lele. Stava venendo giù lo stadio. Peccato, perché se lo meritava il gol questo ragazzo. Peccato veramente, ha preso la mira e ha messo il pallone lì, traversa a portiere battuto. Occhio però, perché qua Junior Kelly perde il pallone, ci potrebbe essere un contropiede. Occhio al loro numero 28, prova, ma Fabio insuperabile. E poi Carlo la spazza, grandissimo Fabio, super portiere Play to Give, che ha salvato un'altra volta il risultato. Siamo sempre in vantaggio di uno. E qui c'è Fratino che recupera ancora su un'altra disattenzione difensiva del Velasca. Fratino potrebbe andare alla conclusione, diventa un tiro cross, Moreno era in ritardo e allora il pallone esce addirittura in rimessa laterale. Parlando di rimesse laterali, andiamo questa volta a una nostra rimessa laterale con Ferro, che cerca Fratino. Ancora Andrea Fratino nell'uno contro uno, si ferma, si stoppa, Fratino dentro, sempre per Lele, che dopo aver preso la traversa 10 minuti prima prova la conclusione di prima e riesce comunque a far partire questa azione, perché loro in fase di impostazione sbagliano e poi Mulo riesce ad andare in pressing, si guadagna un fallo e c'è anche il primo cartellino giallo del match per il loro difensore su questo appunto disattenzione difensiva. Ancora Junior Kelly dalla punizione, prova il traversone in mezzo, peccato perché era una bella palla morbida, però la difesa del Velasca questa volta fa tutto bene. Qui Pes sbaglia e allora occhio all'attaccante del Velasca, contro Pes, rientra anche Junior Kelly, ma per fortuna sbagliano tutto. E poi Cesso con tranquillità va addirittura da Fabio, che non ci pensa su due volte, e alla mezz'ora di gioco spazza su, che diventa addirittura quasi un assist per Mulo, che tocca dentro il pallone per Moreno, che prova a toccare quel tanto che basta il pallone per fare un cucchiaio al portiere, però rimane giù in questo scontro fisico. E la cosa che fa più ridere, ragazzi, che è fuori gioco. Quindi in tutto questo, persone a terra, persone che si fanno male, ma era fuori gioco, quindi azione che è rimasta lì. Ancora Junior Kelly che prova la verticalizzazione di prima. Il Velasca recupera ma sbaglia subito. E ancora Mulo di destro, il pallone è perfetto questa volta per Junior Kelly, che invece supera il portiere. Junior Kelly, Junior Kelly,
Sbaglia però il traversone, ma la palla rimane ancora lì con Fratino e spazza la difesa del Velasca. Play to give molto pericolosa in contropiede, soprattutto nei minuti finali di questo primo tempo. Ancora qua, sempre col solito schema, colpo di testa e pallone su, lungo. Questa volta per Moreno che combatte contro due, rimane lì, l'arbitro decide che non è fallo. E allora si va avanti con Junior Kelly che stava provando ad andare in anticipo. Però l'arbitro ha il cartellino facile e primo fallo di Junior Kelly, arriva il cartellino giallo anche per lui. Peccato, peccato, peccato. 45 e 53 sul cronometro. Il primo tempo sta per finire. Ferro alla rimessa laterale. Possiamo lanciare avanti il pallone per far fischiare l'arbitro. Ferro va per Moreno che riesce a farla spizzare, poi Fratino in pressing, occhio perché arriva però prima il difensore del Velasca che combina un pasticcio assurdo e c'è il gollonzo del secolo, il gollonzo del secolo, l'autogol da centrocampo su retropassaggio, il primo gol di Manfredi, anzi un altro gol di Manfredi, ormai lo sapete gli autogol sono tutti suoi, incredibile ragazzi, cosa abbiamo visto, il portiere ovviamente non se lo aspettava, un retropassaggio troppo potente e quindi 46esimo e 50 secondi si rilancia su, ma 2-0 play to give con un gol più strano dell'altro perché un gol su un liscio clamoroso e un gol addirittura su un autogol da centrocampo, ragazzi, questa è la terza categoria, però possiamo dire dai che ce li stavamo meritando, ci siamo meritati il vantaggio in questo primo tempo, è stata una partita veramente particolare, il Velasca comunque ancora fino alla fine ci ha dato la possibilità di chiudere la partita, quindi 47esimo, Moreno tira, c'è un altro calcio di punizione concesso pubblico che va a sventagliarla in mezzo, questa volta riescono a spazzare in qualche modo, c'è Luchino comunque sempre in pressing per non far ripartire la squadra, guardate come pressiamo tutti subito, non ci importa ragazzi, recupero non recupero, siamo già al 48esimo, c'è PES, ma appunto il primo tempo finisce così, 2-0 play to give. Ma una volta che gli hai detto basta, ma perché tre volte? L'ha capito, ha sbagliato, basta, io dico io che ha sbagliato, ma perché io ti dico tre volte? Ma mi spieghi? Ragazzi, zitti tutti, zitti tutti. Allora, prima cosa, le posizioni spesso sono sbagliate, tu stai salendo troppo, non devi salire, devi stare davanti a loro, certe volte i difensori c'avevano il colpo di testa e ci avevano 30 metri prima di arrivare a te, devi stare a 15 metri avanti a PES e a Carlo, non devi stare a 30 metri, non devi andare avanti, va lui a prendere. Noi possiamo stare così alti, però c'è una pressione. Dovete rincorrere il lancio, allora, dovete rincorrere il lancio lungo, sì. Ma con lui che sta 10 metri indietro, ecco, voi due che siete più veloci, appunto. Non è un problema, non è un problema. Tanto, dove ci posso mettere di punta? Forza, quando vi punta. Forza, vedevi al fondo. Vedevi muore? Vedevi muore col pallone? E soprattutto, quando fanno la catena, lui segue quello che scappa. Tu tieni quello col portatore. Non fate mai viceversa perché perdete due tempi di gioco. Mai. Forza. Tutto pronto quindi per questo secondo tempo, partiti! Scusate se adesso la qualità dell'immagine sarà un pelo più scarsa, sì, sarà più pessima, perché, come avete visto ragazzi, è arrivato il buio e non hanno acceso tutte le luci. Comunque si parte così al primo minuto col nostro Luchino messo giù dal portiere e l'arbitro non fischia, però per fortuna i compagni, i difensori del Velasca si sono accorti dell'ipotetico fallo che ha subito Luchino, o comunque di Luchino che non stesse bene, quindi hanno buttato fuori il pallone. Bel gesto di fair play questa volta. Comunque, occhio, perché il Velasca prova ovviamente ad attaccare a inizio secondo tempo. Saranno usciti dallo spogliatoio in un clima diverso. Viene messo giù il loro giocatore, però non c'è fallo. Allora il numero 28 prova a scaricare la palla per un traversone dentro. Però Fabio fa presa tranquilla. Nono minuto, rilancio lunghissimo del loro portiere. Carlo riesce a sfiorare il pallone e poi PES colpisce l'attaccante del Velasca, c'è un calcio di punizione fischiato dall'arbitro, sembrava essere gioco pericoloso di PES, quindi calcio di punizione, vediamo cosa combinano loro da questa mattonella, prova il mancino però pallone troppo debole, nulla di fatto, e quindi decimo minuto,
play to give in vantaggio per 2-0. E nel frattempo i ragazzi stavo iniziando a riscaldarmi, appunto ero pronto per subentrare dalla panchina. Il mister mi stava dando le indicazioni, avrei giocato nel mio ruolo mezzala, però questa volta mezzala sinistra. Nel frattempo comunque Cesso Pubblico prova a sfondare, palla che arriva ancora su Luchino che cade in area di rigore, questa volta ovviamente non c'è il fallo, il loro portiere spazza e potrebbe esserci una retroguardia semplice per la play to give, però PES striscia la palla, la prende veramente male e al 17esimo del secondo tempo arriva il cambio, esce quindi Moreno che lascia la fascia da capitano e entro io, entra ZV Jackson, però non al posto di Moreno sul campo. Io tra l'altro non divento capitano e tra virgolette per fortuna. Però comunque la formazione di adesso, io mezzala e Junior diventa ala sinistra, quindi il cambio c'è stato. Però non esce Junior Kelly ma esce Moreno. E proviamo subito ad avanzare, però la partita stava diventando un pelo incandescente perché guardate qui, il loro mister si è avvicinato a dire delle parole veramente brutte nei confronti di Luchino e tutta la squadra si è messa in mezzo. Io sono entrato e ho trovato subito un clima veramente accogliente. Comunque c'è il cambio anche per Mulo e il play to give diventa un'altra squadra. Guardate qua, subito ZV Jackson cosa combina? Dopo veramente un paio di minuti e vengono anche a protestare. Ragazzi, adesso è stato un brutto fallo, però ovviamente non era voluto. Cioè io mi scuso nei confronti del giocatore avversario. Può sembrare un fallo di stizza, ma non era assolutamente voluto. Sono arrivato in ritardo. Comunque mi sono preso subito il cartellino giallo. E c'è questo calcio di punizione Velasca. Però avevamo la partita veramente in controllo. Eccomi qui, che comunque stavo correndo tanto perché ne avevo tanto nelle gambe. Cercavo di andare su tutti i palloni. Comunque guardate ancora, Junior Kelly che prova a far ripartire l'azione. Il numero 2 del Velasca controlla male. Allora riesco ad anticipare. Provo l'incursione, però il loro portiere capisce tutto ed esce molto bene. Qui cesso pubblico per Dani, che era appunto subentrato anche lui. Dani, palla dentro, che però non arriva. E qui Luchino, rimasto mezzala, la controlla bene. Poi Junior Kelly, ancora da Ferro dentro per ZV Jackson che controlla, però rimane lì col pallone sotto. Io ragazzi volevo il gol, ve lo giuro, ero troppo carico, non so cosa avessi quella partita, ero troppo carico, forse il fatto di essere arrivato in ritardo, non lo so. Comunque rivediamo ancora il Velasca che prova ad avanzare al 25esimo, rilancio lunghissimo, Carlo di testa, io aggancio e poi ragazzi ecco ci sia, aggancio, palla che ragazzi mi arriva veramente sul piede destro, ma sull'esterno, e quindi rimane un po' laterale. Io provo subito a colpirla, però ragazzi l'avversario mette la gamba, doppia ammunizione giusta e c'è l'espulsione. Ragazzi non stavo capendo nulla, più che altro mi sono arrivate un sacco di parole dalla squadra avversario, ero molto nervoso e ragazzi non so cosa dirvi, mi dispiace, chiedo scusa ovviamente all'avversario, chiedo scusa alla squadra perché l'ho lasciata in 10 dopo praticamente 5 minuti. ZV Jackson nervosissimo, non da lui. E al 27esimo del secondo tempo 2-0 play to give, ma play to give in 10 per questa pazzia alla Rolando Bianchi, alla non lo so, pazzia veramente totale, una cassanata. Ho fatto una cassanata, possiamo dirlo così ragazzi, follia. Comunque, mezz'ora di gioco, la partita era diventata praticamente un campo di battaglia. Entravano male, parole, robe proprio da terza categoria, però le cose che rimangono sul campo ci tengo a precisare che rimarranno sempre sul campo. Questi messaggi voglio che li capiate perché avete visto anche una mia leggera spinta, però ragazzi l'ho fatta perché mi stavano spingendo in tre e quindi anche per una roba mia, cioè ho dovuto un minimo reagire, però ragazzi sono messaggi che non voglio darvi in maniera sbagliata. Quello che ho fatto io, l'espulsione, è stata fatta per una foga eccessiva, ma nulla ragazzi, mi raccomando, nulla fatto di proposito, questo voglio che lo capiate. Comunque 32esimo, play to give anche in 10, provava ad attaccare in contropiede qua con Andrea Fratino, palla dentro per Dani che invece di tirare di prima prova un controllo forse di troppo e quindi nulla di fatto. Poi qua il miracolo di Fabio su questa mezza rovesciata avversaria, miracolo il nostro portiere di Fabio, 42esimo minuto di gioco, PES ancora
in fase difensiva arrivano anche gli ultimi cambi per provare ad allungare un pochino di più la squadra. Entra Pippo in attacco e al 47esimo la squadra velasca rimane ancora sullo 0-2, play to give in vantaggio. Pippo quasi prende un altro cartellino giallo. Partita veramente, ragazzi, assurda quella di oggi. Cartellino giallo per Pippo e la partita finisce qui. Incredibile, ragazzi, partita veramente folle. Possiamo vedere che comunque il Velasca fino alla fine ha attaccato. Guardate qua il cross in mezzo, ma Fabio fa presa sicura, si mette giù, ha dato il recupero infinito e finisce così 2-0 play to give. Andiamo sotto la curva sud play to give. Ci tengo a dire una cosa, perché io, ragazzi, la prossima partita ovviamente per l'espulsione non giocherò e sarò ultras, ok? La prossima partita sarò ultras, la mia prima volta come ultras in terza categoria. Vi metto nelle mie storie su Instagram l'orario, sarò lì con voi. Dobbiamo fare un casino, portatevi tamburi, le vuvuzela, portatevi tutto per far casino. È una partita importante quella di domenica prossima e sarò in tribuna insieme a voi che volete venire. È gratuito l'accesso, Milano. Su Instagram trovate appunto tutte le informazioni. E niente, ci tenevo a dirlo. Partita dura, ma abbiamo vinto 2-0. Con gol un po' fortunati, devo dire, però... abbiamo preso un tiro in porta, alla fine una bella azione loro, però la partita ci è meritata, è giocata bene, cioè finalmente si è visto pure un po' di gioco, abbiamo fatto delle buone azioni e quindi c'è un miglioramento dall'altra volta, da 3-0 a 3-3, stavolta 2-0, pure perché comunque in meno l'abbiamo mantenuto. Abbiamo bisogno di una vittoria, ci siamo comportati da squadra anche con un uomo in meno. Adesso altri 3 punti, il campionato è ancora lunga, ma noi ci crediamo. Partita sofferta, comunque l'abbiamo portata a casa 2-0. Spero di essermi comportato bene, poi il pubblico magari deciderà. Però la prima volta fuori casa e in un campo in sintetico. La prima l'abbiamo fatta in un campo in terra battuta, non bellissimo, per cui è andata bene. Ragazzi, allora, da dove possiamo partire? Partiamo prima dalla squadra. Allora, 3 punti importanti. 2-0, con un uomo in meno abbiamo retto meglio dei 3-0, 11 contro 11 di settimana scorsa. Quindi le esperienze servono. L'altra volta abbiamo fatto tutta una serie di errori sul 3-0 e questa volta abbiamo corretto come essere più alti, come coprire meglio alcune zone del campo. Poi bisogna, la terza categoria è un campionato in cui serve la testa, la concentrazione. Antonio è entrato in campo poco concentrato, ha avuto la sfiga, perché quella è sfiga, fare 2 falli in 3 minuti. Oh, dove è Moreno? E purtroppo è stato inevitabile, però anche 10 contro 11, cambiando modulo e sistema di gioco, 4-4-1 abbiamo retto bene. Loro hanno fatto una bellissima azione con un tiro strepitosamente parato da Fabio, e quindi era tutto bene così. Poi non sono stati pericolosi, era più facile che segnavamo noi il 3-0 in contropiede che loro. Io, ragazzi, ci tengo a chiedere scusa in primis alla squadra, perché arrivata una voce che c'è stato uno che sono partito veramente male, proprio arrivando in ritardo e da lì Antonio c'è dove giocare, solo che è arrivato a un quarto d'ora dall'inizio della partita. Io ho bisogno di fare una preparazione con gli 11 che entrano in campo e quindi almeno una mezz'ora prima bisogna andare. Ma infatti io mi sono innervosito da lì, perché non pensavo di arrivare ovviamente in ritardo e quindi con la testa sono entrato male. E un po' di provocazioni in campo e chiedo scusa di nuovo. Colpa della tangenziale nord. La tangenziale nord colpisce ancora. Però, ragazzi, meno male che abbiamo vinto, mi sarei sparato se no. E mister, diventerò la prossima partita Bonucci col Porto. Esatto. Sullo sgabello. Purtroppo è un doppio danno per noi, perché settimana prossima Antonio purtroppo sarà scomunicato. Un altro c'è centrocampista in meno, speriamo che rientreranno i due centrocampisti, Samu e Bongio. E settimana prossima un'altra partita, abbiamo 2 allenamenti per prepararla, la prepareremo al meglio. Anche senza verrò comunque agli allenamenti. Certo. Assurdo, ragazzi, assurdo. Grazie ancora, però è importante che abbiamo preso i 3 punti. Grazie.
Eccoci, fine partita, 2-0, 3 punti importantissimi. Ci terrei a sottolineare, al di là del risultato, come abbiamo portato a casa questa partita, perché abbiamo fatto un gol su una loro disattenzione, visto che noi eravamo stati tanto attenti la scorsa settimana, quindi molto bene così. 2-0, un risultato netto, è subentrato a mezzo tabù. Poi io sono andato negli spogliatoi per iniziare a fare la doccia e mi hanno detto che è stato espulso, una delle espulsioni più veloci di questo campionato, quindi brava due volte alla squadra che in 10 è riuscita a portare questo risultato. Peccato che la prossima volta Z non ci sarà, ma meglio che non ha indossato la fascia di capitano come la scorsa partita, perché sarebbe stata un'espulsione doppia. Quindi avanti tutta, play to give, se non sbaglio andiamo al secondo posto, vamos! Amici della Play to Give, benvenuti al nuovissimo format di cui nessuno sentiva il bisogno, le pagelle di Manfredi. Iniziamo subito. Carlo 9, un viso da videoclip di Maluma montato sul corpo di Julio Baptista. Gli attaccanti non toccano una palla e quelle poche che toccano gliele ripassano chiedendogli scusa. The Wall Junior, voto 6,5 di stima. Il mister lo mette arretrato per oltre 70 minuti, predica nel deserto, piedi fatati che non vanno però d'accordo col resto della squadra, chiede il cambio perché deve finire il torneo di padel. Maestro ZV, voto 4. Domenica prossima c'è la mia prima convocazione alla cresima di mio cugino, seguita da 100 tiri con mio zio tra il secondo e il dolce. Chiede al mister di entrare per risolvere subito la pratica. Umberto lo accontenta ma non capisce e lui risponde: la famiglia prima di tutto. Devoto, fratino, voto 7. Partita più che sufficiente del nostro Grealish, che però al 90esimo decide di entrare per sempre nel cuore dei tifosi. Il mister lo chiama in panchina, lui a centrocampo impiega letteralmente 19 minuti per alzarsi l'altra metà del pantaloncino, passarsi una mano sui capelli, farsi un TikTok intitolato "arriverò a 25 gol prima del 2030", il tutto sotto gli occhi degli avversari che bestemmiano perché la cena è già pronta. Manfredi voto sì più Mulo, 190 minuti giocati, 2 gol. Manfredi 0 minuti giocati, 1 gol. Fate i vostri calcoli e traete le vostre conclusioni. Condor.